Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati a TAG. Nell'orario canonico di inizio del nostro spazio informativo, il 56 Live, a 24 ore o poco più dalla chiusura della campagna elettorale, c'è cioè questa edizione straordinaria della nostra trasmissione d'approfondimento. Ieri vi abbiamo mostrato una lunga intervista al candidato del centro-sinistra, sindaco di Roma, Ignazio Marino. Oggi è ospite nei nostri studi il sindaco Gianni Alemanno. Buonasera, grazie, Buonasera, bentornato. grazie. 24 ore, poco più di campagna elettorale, un rush finale, soprattutto in queste ultime 2 settimane, abbastanza dispendioso per noi che la seguiamo, quindi figuriamo per lei come si sente. Dispendioso di Di energie, energia, sì. dispendioso di questi tempi. No, di energia, No, per carità. mi sento bene, mi sento galvanizzato, poi a me piace stare in mezzo alla gente. Ho sempre detto che per me è più stressante stare in mezzo alle carte del Campidoglio, in mezzo alle riunioni con la burocrazia, che non stare in mezzo alla gente. Quindi da questo punto di vista è come quasi uno sport, per cui da questo punto di vista uno si ricarica facendolo, insomma. Diverse novità uscite fuori in questa campagna elettorale per il ballottaggio, anche rispetto a quelle che aveva annunciato nel primo turno, nella campagna elettorale per il primo turno. Cercheremo di scoprirle tutte questa sera, anche insieme a Benedetta Bertini e Luca Pietrafesa. Buonasera a tutti, buonasera sindaco. Buonasera, buonasera al nostro ospite. Intanto 10 giorni per recuperare lo svantaggio del primo turno, sufficienti secondo lei? Non si può ormai mettere un tempo specifico. I tempi delle situazioni si consumano, si rigirano in archi di tempo sempre più ristretti. Pensiamo al Movimento 5 Stelle che a febbraio aveva preso il 27%, che ha perso 10 punti percentuali in queste competizioni. Il dato fondamentale è capire se la gente andrà a votare oppure no, e quindi se siamo riusciti, nonostante tutti i tentativi dilatori di fuga dal confronto fatto da Ignazio Marino, a far venire ai romani la voglia di partecipare e non andare a disertare le urne. Ecco, diciamo, sono passati 10 giorni dal primo turno, si sono fatte tante ipotesi dal derby al governo di larghe intese che non invoglia le persone a recarsi alle urne. Allora, a mente fredda, lei in qualche modo come spiega questa ondata di astensionismo? Io lo spiego sostanzialmente come una bassa motivazione, una bassa motivazione che come sempre colpisce più l'elettorato di opinione che l'elettorato di apparato. Io non mi sono stupito degli 11 punti e mezzo di vantaggio di Ignazio Marino su di me quando ho visto la sera di domenica un'affluenza lunedì del 37,5% diventata il 52 e passa nel giorno dopo. Perché? Perché quando si abbassano così tanto l'affluenza, rimane l'apparato e si riduce fortemente il voto di opinione. Ora, non è una scoperta di oggi, ma è sempre stato così. Noi recuperiamo quel centrodestra sul voto di opinione, il centrosinistra è molto più forte di noi sul voto di apparato. Questo si è sempre visto in ogni occasione. Quindi questo fatto spiega quello che è successo. Perché bassa motivazione? Beh, ma bassa motivazione perché sostanzialmente noi abbiamo un momento di grande difficoltà della politica. E anche il governo delle larghe intese ha ridotto quello che è l'antagonismo fra i due blocchi, fra le due realtà. Quindi molte persone, anche per motivi, diciamo così, personali abbastanza relativi, non fondamentali, hanno rinunciato ad andare alle urne. La questione del derby rientra in questo. Io non ho mai detto che il derby in quanto tale ha creato questo astensionismo. Ho detto che su una base di motivazione bassa anche il derby ha influito nel distrarre le persone. Il fatto che in queste ore gli uffici municipali in qualche modo sono stati presi d'assalto, si parla di circa 100.000 tessere rilasciate, questo comunque è un segnale incoraggiante a suo avviso? Certamente sì, il fatto che dopo il primo turno c'è stato questo assalto dell'anagrafe per recuperare le tessere è un fatto, un sintomo molto positivo e molto significativo. Quindi da questo punto di vista io credo che ci sia un'effettiva possibilità dentro il ballottaggio di recuperare affluenza alle urne, però dipende molto dalle persone che ci ascoltano, dalla loro voglia di partecipare. Guardate che il voto in questo caso è semplicissimo, non c'è la scheda di 1,20 m. Con 9, con 19 candidati sindaci. C'è una piccola scheda dove ci sono due nomi, il nome mio e il nome Ignazio Marino, il mio sopra e quello di Ignazio Marino sotto, e bisogna fare una croce sopra. E lo stesso vale per quanto riguarda i municipi, c'è il candidato del centro-destra e il candidato al centro-sinistra e basta fare una croce. In tutto 5, 6, 7 minuti dentro la cabina elettorale. E quindi da questo punto di vista, francamente, credo che tutti debbano poter sacrificare 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, considerato anche gli spostamenti e le file per influire sulla vita di Roma. Quindi da questo punto di vista faccio veramente un appello, non facciamo, diciamo così, errori, Roma non fa la stupida domenica, cerchiamo veramente di portare la gente a votare. Ecco, questo è un aspetto cruciale su cui lei ha
anche impostato molto del messaggio che ha voluto inviare agli elettori nel corso degli ultimi 10 giorni. Voglio approfondirlo l'appello. Immagini di rivolgersi non soltanto all'elettorato di centrodestra, perché poi c'è questo vizio di creare le categorie che forse è sbagliato, ma a tutto l'elettorato che è deluso, stanco, alle prese con la crisi. Bisogna convincerlo a tornare alle urne perché c'è in ballo una carica fondamentale come quella dell'amministratore della città. Quali sono i 3 passaggi chiave su cui insistere per convincere le persone perplesse ad andare alle urne domenica e lunedì? Beh, c'è un vecchio detto che dice: se non ti occupi di politica, la politica si occuperà di te. E quindi essere sempre consapevoli che l'arma dell'astensionismo non funziona. Poi, ecco, io voglio sottolineare questo: dentro il primo turno c'erano 19 candidati, non ce n'era uno solo. 19 candidati per tutti i gusti, c'ero io, c'era Ignazio Marino, c'era Marchini, c'era De Vito per il Movimento 5 Stelle, poi c'erano candidati di centrodestra, di centrosinistra, di estrema destra, di estrema sinistra, c'era per tutti i gusti. Se non, questo non basta e non dà una risposta, una motivazione, beh, allora significa comprendere che la politica deve dare delle risposte e comprendere che solo la politica si possono dare risposte. I 3 motivi sono semplici. Il primo, quello sui valori. C'è una nettissima differenza di impostazione di valori tra me e Ignazio Marino. Io credo nei valori della vita, della famiglia, credo nei valori della tradizione cattolica della nostra città e credo che le scelte del Comune e del Campidoglio debbano improntarsi a questi valori. Non si possono fare registri di coppie di fatto, registri di fine vita, così tanto per farli, perché poi non servono neanche a nulla. I municipi di centrosinistra l'hanno fatti durante la mia legislatura e le iscrizioni di coppie sono state 48, perché è chiaro che questo è un tema nazionale che deve essere affrontato dal Parlamento, è chiaro che il Parlamento deve trovare una risposta chiara, ma non è pensabile che il Campidoglio diventa luogo di questa sperimentazione, diventa più un simbolo ideologico contro i valori cattolici che non un fatto sostanziale. E lo stesso vale per il registro di fine vita. Il registro di fine vita può diventare una spinta verso l'eutanasia, una spinta verso la cosiddetta morte dolce che non rispetta il valore della vita, dalla nascita, dal concepimento fino al giorno della morte. Quindi il primo dato, i valori. Il secondo dato, i progetti di sviluppo. Sui progetti di sviluppo c'è una differenza nettissima tra i nostri progetti che spingono lo sviluppo della città e i progetti di Marino che non si sa dove traggono le risorse. E infine sulla sicurezza. Non temo che Marino incarni di nuovo quel buonismo veltroniano che tanto male ha fatto alla nostra città in termini di lotta al degrado e di garanzia di sicurezza nel territorio. Ha già dato i titoli rispetto a fatti programmatici che approfondiremo in seguito. Ancora un attimo sull'analisi del risultato del primo turno, perché ci sono dei dati che possono essere letti in maniera diversa. Perché discordanti? I suoi detrattori dicono il 30% per un sindaco uscente è un risultato di bocciatura per l'amministrazione, poi però andando a vedere il voto reale si vede che lei ha ottenuto più voti in termini reali rispetto a quelli dei partiti che la sostenevano. Come si leggono questi dati? Allora, innanzitutto questo termine, cioè io come candidato sindaco ho preso 40.000 voti più dell'insieme della mia coalizione, ma questo non spiega tutta quanta la situazione, perché l'ho detto prima e lo ripeto, se il problema era quello di bocciare Alemanno, ce n'era per tutti i gusti per bocciare Alemanno, c'erano altri 18 candidati che si potevano votare liberamente in tutte, ripeto, dall'estrema destra all'estrema sinistra, ma i cittadini non l'hanno fatto, quindi il problema non era bocciare Alemanno, il problema era avere motivazione per andare a votare. Queste motivazioni per andare a votare vanno trovate nella consapevolezza dei temi importantissimi. Oggi noi siamo al punto di svolta. La Roma può tornare indietro o Roma può andare avanti facendo tesoro di quello che abbiamo fatto in questi 5 anni. Però i cittadini devono decidere, perché non sarà indifferente la loro vita un senso nell'altro, in termini di occupazione, dei valori e anche di quella che è la loro sicurezza individuale. Marino è sempre stato considerato un candidato schiacciato a sinistra. Sabato per lui c'è stata questa discesa in campo da parte di Renzi. Questo in qualche modo può avervi danneggiato per cercare di intercettare quell'elettorato moderato su cui puntate? Io credo che tutti quanti i cittadini abbiano capito che la scesa in campo di Renzi a fianco a Marino è stata soltanto una iniziativa volta, diciamo così, a preparare la strada di Renzi verso la segreteria del Partito Democratico. Renzi sta girando intensamente tutte le sedi dove ci sono votazioni comunali e di fatto sta abbandonando progressivamente il suo ruolo di sindaco e sta assumendo invece quello di probabile candidato alla segreteria del Partito Democratico. Nulla da dire da questo punto di vista, ma francamente io non credo che questo possa essere letto né come un'investitura di carattere moderato né come un'investitura di carattere istituzionale. Io l'ho detto a Renzi, che conosco perfettamente e molto bene. È raro vedere che dei sindaci in carica vanno a fare campagna elettorale contro altri sindaci in carica, perché facciamo tutti parte del l'ANCI.
si può fare ovviamente, nessuno scandalo da questo punto di vista, però è stata una caduta di stile che si spiega soltanto nella volontà di superare il discorso di fare il sindaco e pensare a uno scenario di carattere nazionale. Questo vale anche per i sindaci che verranno alla chiusura, il sindaco di Milano o altri sindaci che verranno a Roma, e in realtà dovrebbero pensare ai problemi della loro città, che spesso sono molto più gravi di quelli di Roma. Oggi c'è stata una conferenza stampa di alcuni parlamentari del PDL che si sono in qualche modo mobilitati su questa vicenda della foto con un appartenente alla famiglia Casamonica, che ha creato tante polemiche. Poi il suo comitato oggi ha diffuso anche altre immagini relative ad alcuni esponenti del centro-sinistra che erano presenti a quella cena. Io però vorrei partire proprio dalla conferenza stampa di oggi. Parlamentari PDL nella sede del comitato di Gianni Alemanno sindaco, è soddisfatto della mobilitazione di questi 10 giorni delle forze che la sostengono? Sì, sono soprattutto soddisfatto di quello che ha fatto Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi ha scelto il mezzo che per lui è quello preferibile, quello delle televisioni e quello delle radio, e lui non a caso ha scelto appunto di fare una serie di interviste televisive, una serie di spot, una serie di videomessaggi che sono lo strumento con cui lui ha quasi vinto le elezioni nazionali di febbraio, e quindi questo dimostra che Berlusconi è in campo con la sua faccia, in campo con la sua volontà di dare un'indicazione precisa a tutto il centrodestra. E lo stesso vale per tutti gli altri componenti della coalizione che stanno lavorando a testa bassa, quasi che fossero ancora in campo le loro liste e i loro candidati. Quindi devo dire, da questo punto di vista non ho nessuna rimostranza da fare, tutto si sta mobilitando, però il problema è oltre quello che sarà fatto in termini partitici, cioè? Il problema è quello che sta nella testa dei cittadini, quello che sta nel cuore dei cittadini, è là che dobbiamo parlare, è là che dobbiamo far arrivare un messaggio per dire: è importante tu vada a votare. Oserei dire, è innanzitutto importante questo, poi il fatto di votare Alemanno è un dato aggiuntivo, ma innanzitutto la motivazione per capire che si gioca una partita importante l'8 e il 9 giugno. Marino ha fatto lo stesso. 9 e 10 giugno, cioè domenica e lunedì. Marino ha fatto lo stesso appello, a suo modo di vedere, ha puntato anche lui sulla forza contro l'astensionismo. Marino ha fatto un gravissimo errore, è un atteggiamento veramente imperdonabile, cioè quello di scegliere e depotenziare questo ballottaggio, perché vedete, si può comprendere che un candidato che risulta in vantaggio al primo turno giochi di rimessa, che faccia melina, che cerchi in qualche modo di difendere il suo tesoretto elettorale, ma vedere una situazione così chiusa, così lontana dal confronto nei confronti di un avversario qual è un sindaco uscente, è veramente pazzesco. Cioè, noi abbiamo dovuto rinunciare a confronti faccia a faccia, a porta, a Ballarò, anche qui in questa televisione, tanti luoghi dove ci si poteva confrontare in maniera diretta per spiegare ai cittadini i nostri programmi e per farlo in maniera contraddittoria. Perché scappare? C'è stata una volta addirittura che al GR Parlamento, alla giornale radio del Parlamento, abbiamo dovuto registrare separatamente, quasi come dei separati in casa, il nostro intervento, e lui si rifiutava di fare un confronto radiofonico, quindi neanche a dire che avevo altre cose da fare. Lui in quel periodo, in quel momento, stava registrando parallelamente a me il messaggio, i suoi interventi, quindi un atteggiamento veramente pazzesco, cioè incomprensibile, cioè ho di paura totale, ma francamente mi sembra eccessivo, oppure sostanzialmente un sorto di atto di dispregio rispetto al confronto democratico. Poi c'è stato un altro fatto grave, quando Marino ha legato l'idea di liberiamo Roma al 4 giugno, il giorno della liberazione della nostra città. Beh, cosa vogliamo tornare? Ai vecchi schemi ideologici per cui lui rappresenta la liberazione, non si sa bene a quale oscuro periodo di destra, ricominciamo con la logica in cui la sinistra è moralmente superiore alla destra e tutte queste storie trite e ritrite che tanti danni hanno fatto nel nostro paese. Centrodestra e centrosinistra devono competere per il bene dei cittadini e si devono guardare in faccia, devono parlare di programmi, devono parlare di cose concrete, perché altrimenti la campagna elettorale diventa una campagna di veleni, e purtroppo questo è successo. L'ultimo caso è questa della fotografia che è stata pubblicata sul Fatto Quotidiano, una fotografia assurda. Non so se voi avete una domanda preparata da questo punto di vista, ma io la voglio raccontare. Cioè, succede un anno fa che io vengo invitato dalla Lega delle Cooperative, quindi un'organizzazione storicamente lontana dalle mie posizioni, a parlare, a incontrare una cooperativa sociale anche di ex detenuti, la cooperativa Baobab. Vado, partecipo, sono presenti esponenti del Partito Democratico, ci sono una serie di persone che fanno una fotografia, arriva una persona che a me era sembrata, alle fattezze fisiche, un sudamericano, si fotografa con me. Un anno dopo, proprio a 2 giorni alla fine della campagna elettorale, esce fuori Alemanno, si è fotografato con Luciano Casamonica. E chi è Luciano Casamonica? Non è il boss della famiglia Casamonica, è un omonimo che in realtà era una delle tante persone che lavoravano lì. E poi
dopo questa fotografia escono fuori altre fotografie in cui quello si è fotografato con gli esponenti del Partito Democratico, ma il Fatto Quotidiano e altre cronache hanno mostrato solo la fotografia mia, e Ignazio Marino è andato su questa fotografia a dire: in un paese anglosassone non ci si dovrebbe rimettere di fronte a una fotografia. Lei che ha pensato quando ha letto quella dichiarazione di Marino? Io veramente, cioè, quando ho visto la fotografia sul Fatto mi sono messo a ridere, dico: ma questa è una tale stupidaggine che cadrà nel vuoto. Quando ho visto quella dichiarazione di Ignazio Marino ho capito che siamo di fronte veramente a un personaggio che è intimamente fazioso, una persona che divide, una persona che non ha nessun rispetto per quello che è il confronto democratico, per quello che è l'avversario politico. Veramente ho avuto un'impressione molto negativa, gravemente negativa di questa persona, oppure una superficialità estrema. Nell'un caso o nell'altro non c'è la dignità di fare il sindaco di Roma. Ieri alcuni esponenti del Partito Democratico su questo hanno detto che avrebbero voluto hanno annunciato interrogazioni parlamentari al ministro dell'Interno Alfano. Lei, dopo che sono state rese note queste foto, che cosa farete? Non le hanno solo annunciate, le hanno anche fatte. L'onorevole Argentina ha fatto un'interrogazione parlamentare per sapere quale oscura trama c'era dietro a questa foto, chissà quale oscuro contatto. D'altra parte, questa foto sembrava fatta apposta sul Fatto Quotidiano per richiamare quella assurda trasmissione di Report della Gabanelli in cui se la faceva di tutto per connettere la mia amministrazione con fatti criminalità organizzata, e si citava la realtà di Casa Monica. Sembrava una cosa perfettamente orchestrata. Peccato che però sono uscite fuori le altre foto, peccato che però era tutto falso, peccato che però era esattamente il contrario, era un mio atto di generosità, di rispetto a un'organizzazione sociale marcatamente di sinistra, in cui io, come sindaco di Roma, per rispetto andavo a partecipare a una festa insieme ai principali esponenti del Partito Democratico. Come la vogliamo mettere? Giudichiamo, no? Giudichiamo Alemanno che va a fare una cena lì per un fatto di rispetto istituzionale, e questi altri che lo sfruttano in maniera infame, e Ignazio Marino che o consapevolmente o senza saperne leggere e scrivere ci mutta il carico sopra e mi invita alle dimissioni per essere andati da loro a fare un atto di rispetto. A questo siamo giunti. Guardate, io la settimana scorsa ho consegnato le chiavi dell'Istituto Gramsci, dell'edificio che noi abbiamo assegnato come Comune di Roma all'Istituto Gramsci, che contiene l'archivio del Partito Comunista Italiano, quindi una istituzione fondamentale per la sinistra italiana. Gli ho consegnato le chiavi e gli ho fatto un atto di rispetto, perché so che quella tradizione fa parte della vita della nostra città e della vita della nostra nazione. Cosa volevamo fare? Magari in quel caso mi facevano una fotografia dicendo: ecco, oscuri contatti con l'estremismo comunista da parte del sindaco Alemanno. Ecco, a questo stiamo. Questa è la realtà che io denuncio da tanto tempo, la realtà che mi fa alterare quando vedo queste accuse facili, questo modo di dipingere la mia amministrazione in una maniera veramente inaccettabile e impresentabile. Sindaco, c'è stata una fase di queste ultime due settimane in cui ci si è concentrati molto nel dare risposte alle istanze che il candidato Marchini aveva messo sul tavolo per poter far scegliere il proprio elettorato, e avete risposto sui punti sia lei che Marino. C'è stata una richiesta che è rimasta inevasa da parte di entrambi, quella di rendere pubblica una parte quantomeno della squadra di governo. Non è mai successo, soprattutto per chi amministra una grande città, che anticipasse i propri assessori, ma è davvero così difficile proporre ai cittadini un atto di trasparenza del genere? La candidatura è del sindaco. Io ho fatto un atto in più, ho indicato il sindaco e anche il vice sindaco in Luciano Ciocchetti. Ignazio Marino non ha neanche indicato chi è il vice sindaco, ha indicato delle persone che sarebbero la loro squadra. Io credo che il discorso debba essere impostato in maniera diversa. Io ho presentato un city board, ho presentato un comitato strategico di Roma Capitale, che sostanzialmente deve indirizzare, deve guidare gli atti amministrativi della nostra amministrazione, cioè deve una persona che faccia in qualche modo da garanzia rispetto agli atti amministrativi. Dentro questo city board c'è Portoghesi, c'è Albertazzi, c'è Ripa di Meana, che tra l'altro è una persona che storicamente non viene dall'alveo del centrodestra, ci sono personalità molto importanti, professori universitari. Quel city board sarà l'elemento garante degli indirizzi strategici. La squadra concreta si realizza su due termini: tecnici di alto livello, ma nessun tecnico di alto livello, di livello notevole dal punto di vista scientifico, mette la faccia durante una campagna elettorale. Se io oggi scegliessi dei tecnici, sceglierei dei tecnici che magari sono dei tecnici che si sono schierati politicamente, ma non sono tecnici che magari hanno dei compiti istituzionali tali da impedirgli di prendere parte. Quindi quei tecnici si trovano il giorno dopo le elezioni. E potrei dover indicare dei politici, ma anche dal punto di vista dei politici io voglio avere chiarezza rispetto a chi entrerà nel Consiglio Comunale e le persone che qualificheranno questa cosa, e farò io personalmente.
le scelte mettendoci la faccia e consultandomi con quel city board che ho nominato, in cui ci sono persone veramente di livello eccezionale che saranno il naturale spalla per fare un ragionamento di trasparenza. La squadra nasce da questa realtà politica concreta. Sindaco, in questa prima fase della campagna elettorale si è parlato molto dell'uscita di Roma dal sistema Equitalia, adesso lei l'altro giorno ha rincarato la dose, ha parlato di un concordato sulle multe con uno sconto del 28% sulle cartelle, questo provvedimento interesserebbe circa 450.000 romani, allora ci spiega che cosa ha in mente? Allora, il tema fondamentale è questo. Noi abbiamo fatto un impegno che non è solo una promessa, ma è un atto concreto già fatto, una decisione di giunta già fatta. Abbiamo deciso di uscire da Equitalia. Roma dal 1 luglio sarà libera da Equitalia e la riscossione sarà fatta a Roma Capitale. Quindi su nostra responsabilità abbiamo anche detto che questo ci permetterà di non utilizzare quei metodi cruenti che spesso Equitalia ha utilizzato, non per decisione di chi fa parte di Equitalia ovviamente, ma per decisione di legge dello Stato. Non ci saranno pignoramenti delle case, ci saranno rate, ci sarà la capacità di guardare in faccia l'interlocutore per capire chi può pagare e chi non può pagare. Bene, questo vale dal 1 luglio in poi, ma cosa succede per coloro che hanno cartelle esattoriali prima del 1 luglio? Ecco, io credo che per equità bisogna fare un concordato che elimini a tutti quelli che pagheranno nell'arco di 3 mesi, elimini tutto quello che sono gli gravami legati alle maggiorazioni rispetto alle cartelle esattoriali, quelli che sono gli interessi passivi, quelli che sono le penali, quello che sono la realtà dell'aggio altissimo che Equitalia ha fatto pagare. Quindi sostanzialmente noi abbiamo un risparmio di quasi il 30% rispetto alle cartelle esattoriali che sono arrivate. Quindi se sarò eletto io sono in grado di garantire non solo per le multe ma per tutti i pagamenti al Comune che ci sarà un risparmio dei romani del 30%, ed è un atto non solo di equità, ma è anche un atto doveroso in un momento di crisi economica. Non teme un po' l'effetto boomerang di un sistema di riscossione che da incredibilmente duro, come è stato fino a ieri, diventi troppo permissivo? Io non immagino un sistema permissivo, immagino un sistema attento, che sia in grado di guardare realmente la faccia di chi sta dall'altra parte della scrivania, il cittadino, la famiglia, le imprese che vengono a pagare quello che debbono pagare nei confronti del Comune. Bisogna essere durissimi con i furbi, ma bisogna essere molto indulgenti con le famiglie che hanno difficoltà a arrivare alla fine del mese o le famiglie che hanno o le imprese che rischiano di chiudere. Allora il punto qual è? Noi abbiamo già fatto la gara e abbiamo già le dotazioni informatiche per poter rendere specializzata sia il Comune di Roma sia Equaroma, che sarà la struttura che collaborerà con il Comune di Roma in questa riscossione. Quindi abbiamo già costruito i sistemi informatici per essere in grado di leggere bene sulle cartelle esattoriali. Su questa base, con un atteggiamento molto duro, molto chiaro e con un comitato etico indipendente dalle nostre decisioni, saremo in grado di distinguere chi è furbo deve pagare fino in fondo, chi invece non può pagare bisogna aspettare, anche perché ad ammazzare un'impresa che non può pagare non ci guadagna nessuno, neanche il Comune che comunque non avrebbe mai più quei soldi. Dato che parliamo di pressione in un momento molto critico, quali sarebbero i provvedimenti da adottare per ridurre la famigerata pressione fiscale? Allora, noi abbiamo indicato sostanzialmente alcuni obiettivi. Il primo obiettivo è quello di eliminare l'IMU sulla prima casa a un terzo delle famiglie romane, quello che ho detto prima. Il quoziente familiare è il 36% in meno di prime case che non pagheranno più l'IMU da quest'anno. Se però il governo dovesse intervenire e fare quello che ha promesso, quindi quello che dovrebbe fare a luglio, cioè levare l'IMU sulla prima casa a tutti quanti i cittadini italiani, noi abbiamo una possibilità aggiuntiva, cioè noi abbiamo qualcosa come 116 milioni di euro, che è quello che è venuto fuori dalla ridefinizione delle rendite catastali, che ci permette di creare un tesoretto su cui intervenire dal punto di vista economico. Primo, per levare e abbassare l'IRPEF di almeno un punto percentuale. Secondo, per fare un piano serio degli asili nido. Terzo, per fare un intervento specifico che ci permetta sostanzialmente di levare l'IMU su quelle che sono le imprese più trainanti, più significative del nostro sistema economico. Quindi sul versante dell'abbassamento dell'IRPEF e sul versante di levare l'IMU alle imprese, alle piccole e medie imprese che sono trainanti della nostra economia, si giocherà il nostro tentativo di abbassare la pressione fiscale. Ci fermiamo per pochi minuti, torneremo poi per la seconda parte ancora insieme al sindaco Gianni Alemanno, tra poco. Tra
via Collatina e via Prenestina, a due passi dal centro commerciale Roma Est, il gruppo Edoardo Caltagirone prosegue la vendita di nuovi fabbricati a Ponte di Nona. Abitazioni in pronta consegna. Venite a scegliere il vostro appartamento. Troverete ampie disponibilità di varie grandezze. I più piccoli, composti da salone con angolo cottura, camera da letto, bagno e un ampio balcone. I più grandi, con salone, cucina abitabile, due camere da letto, due bagni e balconi spaziosissimi. Gli attici con i loro grandissimi terrazzi sono unici per bellezza e panorama. Edifici rivestiti in cortina, curati in ogni particolare, realizzati secondo tecniche costruttive tradizionali e modernamente rifiniti con materiali di prima scelta. La vendita curata direttamente dal nostro personale vi permette di risparmiare i costi aggiuntivi di intermediazione. Diverse forme di pagamento, comode e personalizzate a seconda delle vostre esigenze, con mutui a condizioni straordinarie. Un'occasione irripetibile da non perdere! I nostri uffici vendita in Viale Francesco Caltagirone numero 243 e Via Giacomo Mattetrucco numero 144 sono sempre aperti, anche la domenica. 06 22 53 294 06 22 18 14 67 IC, dove le case sono più belle. Domenica e lunedì siete chiamati a una scelta decisiva che riguarda personalmente ogni cittadino di Roma, quella per il vostro sindaco nei prossimi 5 anni. Non affidatevi a un sindaco che non è di Roma, che non sa nulla della città, che non ne conosce la vita, che non ne conosce i problemi. Gianni Alemanno, invece, di Roma conosce tutto. Ha lavorato bene per 5 anni, sa cosa c'è bisogno di fare per migliorare Roma e la vita dei romani. Mi raccomando, andate a votare e scegliete la competenza, l'esperienza, la serietà di Gianni Alemanno, sindaco della nostra capitale. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of. Qualunque sia la tua casa, valorizzala con gli infissi e i serramenti del leader nazionale nel settore. E allora, che aspetti? Porta l'Ennoc nella tua casa. L'Albanino, buono e geniale, come quel monello di Salvatore che ne inventa una al giorno, soprattutto quando è ora di andare a tavola. Ma la sua mamma, col Galbanino, Salvatore, ne ha inventate di ricette per farsi ubbidire. Lei lo sa bene. E lo so pure io che è la fantasia l'ingrediente preferito dai bambini. Galvanino, il lato geniale di Galvani. Seconda parte di questo TAR speciale dedicato alla corsa al Campidoglio, ospite nei nostri studi il sindaco di Roma Gianni Alemanno, e prima della pausa pubblicitaria il sindaco ci stava spiegando come attraverso anche la vendita del patrimonio immobiliare reperire risorse per determinati scopi, tra questi quello dell'abbattimento delle liste d'attesa degli asili nido. Lei ha recentemente detto che con 26 milioni di stanziamento potremmo di fatto abbattere queste liste d'attesa che tengono fuori qualche migliaio di bambini ogni anno. Sì, le liste di attesa stabilizzate che permangono nel Comune di Roma sono circa 4.000 persone. All'inizio, quando appaiono nei municipi, sono di più. Poi, sostanzialmente, quando si arriva alla lista finale di settembre-ottobre, fra rinunce, fra la situazione di bambini che non accettano di essere in un asilo nido o altre situazioni, si cala e si finisce appunto mediamente a 4.000. Questo è stato possibile perché noi siamo passati circa da 15.000 posti in asilo nido a qualcosa come 20.000 posti in asilo nido, quindi abbiamo fatto, anzi 22.000 posti in asilo nido, quindi abbiamo fatto un salto di livello circa il 33%. Però non ci rassegniamo, cioè noi pensiamo che la lista di attesa in asilo nido sia qualcosa che colpisce due valori fondamentali, quello della vita e quello della famiglia.
valori di cui parlavo prima, non sono valori astratti, sono essere valori concreti. Avere dei posti in asilo nido significa aiutare realmente le famiglie, le donne che debbono lavorare e poter fare in modo di dare un incentivo serio, concreto alla natalità. Ebbene, tutto questo deve essere un obiettivo prioritario della nostra amministrazione. Noi abbiamo messo proprio nel patto di domani, che firmeremo nella giornata di domani, abbiamo messo proprio questo principio, azzerare le liste di attesa per quanto riguarda gli asili nido. 26 milioni di euro che contiamo di trarre proprio da quel tesoretto che se sarà fatto dal governo l'abolizione dell'IMU sulla prima casa è disponibile. Infatti io ho detto, probabilmente residueranno qualcosa come 75 milioni, 26 serviranno per questo e il resto servirà per levare il punto di IRPEF di cui parlavo prima. Se non dovesse essere possibile questo, abbiamo il patrimonio immobiliare, la vendita del patrimonio immobiliare ci può permettere di finanziare una realtà di questo genere. Però ricordiamoci una cosa, Angela Merkel in Germania, la prima cosa che fece durante il governo delle larghe intese appunto fatto in Germania, fece questa come principale operazione sociale e per la famiglia fatta in Germania. Proprio il piano asilo nido della Germania è stato uno dei punti cardine del programma di Angela Merkel all'inizio, anche quando, diciamo così, non attaccava troppo la realtà italiana, non ci creava tanti problemi come adesso. E sempre dalla dismissione del patrimonio immobiliare potrebbero arrivare risorse importanti anche per quanto riguarda la lotta alle buche. Allora, da questo punto di vista, quanto pensato di investire e quanto invece può essere determinante per sconfiggere, diciamo così, questa emergenza l'intervento anche dei privati? Allora, noi abbiamo fissato una soglia di 700 milioni di euro in 3 anni, 400 milioni di euro subito, che è esattamente il valore del patrimonio immobiliare, del fondo che abbiamo costituito. In questo caso, se ci fosse anche il problema dell'asilo nido, sarebbe non 400 milioni ma 350, ma sempre sarebbe un dato significativo, proprio per dare una scossa alla manutenzione delle strade. Su questo voglio dire ai romani, che sono giustamente preoccupati per le buche, per lo stato delle nostre strade, che basta fare la differenza e comprendere la differenza che c'è fra strade principali e strade secondarie. Le strade principali, che sono di nostra competenza, stanno in una condizione mediamente migliore, nettamente migliore di quelle secondarie. Quelle secondarie sono compito dei municipi, che però hanno una grave carenza di risorse da questo punto di vista. Con queste risorse noi possiamo rifare il manto stradale complessivo, con un forte controllo dei lavori, cioè di chi va a lavorare, e che permetta di avere una resa qualitativa di questo lavoro, e un più forte controllo dell'Italgas, che in questo momento sta facendo moltissime pose di tubi ed è uno dei fattori che mette in difficoltà le nostre strade. Quindi un piano serio per fare una guerra alle buche che ci permetterà sostanzialmente di uscire da questa brutta tradizione romana che dura purtroppo da molti anni. Dato che siamo sugli aspetti estremamente tangibili, sì, direi, del programma, quelli pragmatici, parliamo di rifiuti. In questi giorni è stata inaugurata una nuova differenziata, un nuovo sistema di raccolta differenziata in 5 municipi della capitale. La capitale ha scelto anche la strada del misto, non solo il porta a porta, ma comunque un'opportunità su strada. E questa è la strada migliore? E in che tempi si può arrivare a far sì che tutto il territorio della città riesca a fare questa benedetta raccolta differenziata come si deve? Allora, innanzitutto la raccolta differenziata, quando è fatta porta a porta, deve basarsi sul meccanismo militare. Cioè non è che si può fare, cioè, lanciamo una raccolta differenziata in tutta la città, punto e basta. No, bisogna farla municipio per municipio, andando a convertire in maniera organizzata pezzi di territorio dalla raccolta differenziata spontanea, quella delle campane, alla raccolta differenziata porta a porta, che diventa un sistema duale perché le campane rimangono, però a queste campane si aggiunge il porta a porta. Attenzione, questo non è un modello che abbiamo inventato noi, questo è un modello che è stato varato in una collaborazione, uno studio e una collaborazione forte fatta col CONAI, con la principale consorzio per l'utilizzo delle risorse, delle materie prime, diciamo così, riciclate. Questo modello si è fino adesso applicato a una serie di municipi che ci hanno permesso di arrivare al 30,4%, a fine giugno, ai primi di luglio, toccherà altri 5 municipi e arriveremo al 40% della raccolta differenziata, che veramente è una cifra record per Roma. Già adesso Roma differenzia più rifiuti di ogni grande città europea, salvo Parigi e salvo soltanto la grande Londra. Differenziamo più di Parigi, di Berlino, di Milano e Torino in senso quantitativo, tanto è grande Roma e tanti rifiuti produce. Però questa realtà non basta, bisogna arrivare all'obiettivo del 65% stabilito in Europa, e noi cresceremo ogni anno di 10 punti percentuali con un accordo e anche con un finanziamento fatto dalla Regione Lazio e dal Ministero dell'Ambiente, e quindi quest'anno arriveremo al 40%, l'anno prossimo, nel 2014, arriveremo al 50% e nel 2015 arriveremo al 65%. Quindi lei sta dicendo sostanzialmente che molto prima della conclusione di un eventuale secondo mandato Roma riuscirebbe ad arrivare alla soglia tanto agognata? Sì, non solo, ma dico un'altra cosa, che noi siamo ormai a un passo dalla chiusura di Malagrotta.
perché insieme al lavoro sulla differenziata c'è il lavoro sul trattamento dei rifiuti. Oggi, già oggi, non esistono più rifiuti tal quali nella nostra città, perché c'è la parte differenziata che oggi è il 30% e fra qualche settimana sarà il 40%, ma l'altra parte non è che viene conferita tal quale, così com'è il rifiuto in discarica come avveniva prima, viene trattata attraverso i TMB, trattamento meccanico biologico, attraverso i tritovagliatori, non la faccio lunga, ma sostanzialmente si leva tutta la parte più inquinante del rifiuto e in discarica va un rifiuto secco che non ha problemi di puzza, problemi di odori o altre difficoltà inquinanti. Quindi da questo punto di vista il salto di livello è compiuto e oggi noi possiamo realmente programmare la chiusura di Malagrotta e attendiamo, questo è l'ultimo punto, che la Regione Lazio ci indichi il sito della discarica, non per fare una nuova Malagrotta, ma per mettere soltanto rifiuto trattato, stabilizzato e quindi qualcosa che non è assolutamente inquinante. Nel frattempo il Presidente della Regione Lazio in questi giorni l'ha attaccata più volte. Come li ha presi questi attacchi? Beh, li ho presi come un rimbalzo di altri attacchi che io gli ho dovuto fare, perché Zingaretti ha delle responsabilità molto gravi sul versante dei rifiuti, perché vedete, il punto è questo, sulla scelta della discarica, ripeto, non la nuova Malagrotta, ma di discarica di rifiuti stabilizzati, dei residui, del trattamento e della differenziata, c'è stato un rimpallo vergognoso, cioè io ho detto ormai 2 anni fa, guardate, secondo me non esiste a Roma un sito per fare una discarica di questo genere. Ho mandato una bella lettera all'allora Presidente della Regione Lazio Renata Polverini e all'allora Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti. E ho detto, dovete decidere voi, perché? Non per scaricare il problema, ma se io, che faccio parte come comune di un ambito territoriale ottimale di un'intera provincia, cioè Roma è iscritta nel bacino della Provincia di Roma, e nel bacino della provincia di Roma, in carenza di proposte che nascono dal basso, la provincia insieme alla regione, e se volete anche la collaborazione nostra, ma la provincia e la regione devono scegliere qual è il sito migliore. Non posso essere io da Roma a dire allora non lo facciamo a Roma, facciamolo a Lumiere o facciamolo a Bracciano o facciamolo da qualche altra parte. Non è possibile, è impensabile. Difatti quando c'erano state delle ipotesi per iniziative di AMA, dalla Regione Lazio mi è stato detto fatti gli affari tuoi, tu pensa a dirci se c'hai un sito idoneo nel tuo territorio oppure no. Io ho risposto di no e mi sono messo a attendere una decisione che doveva arrivare principalmente alla provincia di Roma, perché l'ambito territoriale ottimale, il bacino entro cui bisogna fare la discarica, e la provincia di Roma, quindi chi meglio della provincia di Roma può scegliere qual è il comune che ha il sito più idoneo. Se loro ci venivano e ci dicevano guarda il sito più idoneo è tuo, ce l'ha nel tuo territorio perché non c'è niente di meglio fuori, e io non lo credo, ci saremmo fatti una ragione in questo fatto, ma non hanno risposto per non offendere la sensibilità di nessun sindaco della provincia di Roma e per non offendere nessuna sensibilità di territori e municipi della realtà di Roma. Quindi Zingaretti è gravemente colpevole da questo punto di vista, e quando uno sta in difficoltà, quando uno viene attaccato per questa carenza, ovviamente si difende contro attaccando. La realtà vera è che dalla settimana prossima, finite le elezioni, ci troveremo faccia a faccia io e Zingaretti dove decidere dove si fa questa discarica, e Zingaretti, considerando anche la provincia di Roma di fatto non esiste più, non potrà più eludere o scaricare le responsabilità, deve insieme a noi, con la nostra collaborazione, ma deve lui dire signori la discarica per i residui del trattamento e della differenziata deve essere fatto in questo luogo, ci deve mettere la faccia e deve dirlo chiaramente. Zingaretti è un po' bravo a girare attorno ai problemi. Sindaco, parliamo della casa, perché l'assenza di alloggi in questi anni ha creato una situazione socialmente esplosiva. Avete fatto un piano casa che prevedeva la realizzazione di 26.000 alloggi. Oggi è stata una giornata importante perché a 7 Camini avete consegnato 42 alloggi. La possiamo fare un bilancio da questo punto di vista? Questi 42 alloggi sono molto importanti, non solo per il numero che potrebbe sembrare poco significativo paragonato all'esigenza complessiva, ma perché si tratta di alloggi in cui si integra l'esigenza abitativa con l'esigenza del sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi sostanzialmente con questi alloggi li diamo a persone anziane e a persone disabili. Dentro questi alloggi, dentro quella palazzina, c'è una casa famiglia che gestirà i soggetti più fragili e c'è anche un luogo diciamo così, sociale che permetterà a tutti gli anziani, a tutte le famiglie che sono in questa palazzina di avere un punto d'incontro. Quindi sono anche case arredate, quindi complete di arredamento. Quindi noi abbiamo dato un segnale a 42 nuclei familiari più la casa famiglia per assistere disabili e per assistere persone anziane e soggetti fragili, quindi una bella operazione sociale. Come si fa il resto? Si fa costruendo le case, è inutile dire come fa Marino, do 700 euro ai nuclei familiari che stanno in residence e così si troveranno un alloggio, perché non lo troveranno,
non lo troveranno perché bisogna fare edilizia sociale, sia in termini di edilizia economica popolare, e noi abbiamo previsto da tempo 7.000 alloggi di edilizia economica popolare, sia in termini di housing sociale, cioè quelle case che sono destinate alle giovani coppie, che sono destinate ai nuclei familiari più deboli dal punto di vista economico, che sono destinate al ceto medio impoverito, cioè quell'housing sociale che permette di trovare una casa a tutti coloro che non riescono a entrare dentro il mercato della casa, né come acquisto né come affitto. C'è stata una grande spinta durante non questi 10 giorni ma tutta la campagna elettorale affinché fosse veicolato un messaggio relativo alle politiche del lavoro per i giovani. Qual è la possibilità che può mettere in campo Alemanno qualora fosse rieletto sindaco di Roma? Allora, innanzitutto io devo fare, perché in questa intervista ancora non è emerso con chiarezza, un discorso sul lavoro che è dirimente per tutto. Il lavoro nasce non perché si fanno politiche specifiche del lavoro, ma nasce soprattutto perché c'è una grande spinta allo sviluppo economico, c'è una grande spinta alla ripresa economica. Se Roma non esce dalla crisi, possiamo inventarci tutti così i palliativi del caso, possiamo inventare trucchi di ogni genere, ma fondamentalmente la carenza di lavoro rimarrà. Bisogna portare Roma fuori dalla crisi. Allora io dico, noi siamo in grado di portare Roma fuori dalla crisi economica, solo noi siamo in grado di portare Roma fuori dalla crisi economica già da questo anno. Perché? Perché tra le delibere bloccate dall'opposizione di centrosinistra in Campidoglio ci sono delibere, 106 delibere urbanistiche che garantiscono una scossa profonda all'economia, che garantiscono 60.000 posti di lavoro. Parliamo di realtà che sono edilizia privata, investimenti privati, 4 miliardi e 700 milioni di investimenti privati che divengono 1 miliardo di investimenti in opere pubbliche. Una grande scossa all'economia. I tempi possono essere immediati perché mentre prima l'opposizione poteva fare l'ostruzionismo, presentare migliaia di emendamenti e di ordini al giorno per bloccare la nostra opera. Adesso con Roma Capitale, con l'aumento del potere dei sindaci, noi possiamo mettere subito in votazione queste delibere e quindi arrivare nel corso dell'anno all'apertura dei cantieri. Sono 60.000 posti di lavoro nell'edilizia e da questi 60.000 posti di lavoro in edilizia si aprono altri posti di lavoro nella realtà della cultura, del turismo e dell'intrattenimento, perché tra questi progetti c'è il secondo polo turistico, c'è il waterfront di Ostia, ci sono le realtà che permettono di cogliere quella grande spinta al turismo che oggi è il grande volano economico della città. Quindi primo dato fondamentale è dare una possibilità occupazionale ai nostri giovani e ai disoccupati, rimettendo in moto la realtà economica. Poi ci sono gli strumenti specifici per i giovani, il fondo per l'imprenditoria giovanile che abbiamo promesso di attivare, le start-up giovanili, il fondo per stabilizzare i precari, quindi in realtà molto significative. Ma il dato centrale è che bisogna far ripartire l'economia della città, anche perché, amici, noi possiamo lavorare anche col fondo immobiliare e vendere il fondo immobiliare di Roma, ma queste sono le risorse che noi abbiamo perché non ci sono altre risorse pubbliche. Non arriveranno soldi a palate dallo Stato, se il CIPE ci finanzierà il completamento della metro C, la chiusura dell'anello ferroviario, sarà il massimo che ci può finanziare. La spinta economica deve nascere dal basso, dalle imprese, dalla spinta economica, questa è la realtà vera che può dare un futuro alla nostra città e siamo solo noi a farlo. Ignazio Marino, quando parla di progetti, parla di biciclette, piste ciclabili e giardinetti, va benissimo, perfetto, ma non basta per fare l'economia di una città, non basta promettere ai giovani un bonus di 500 euro, non ho capito se all'anno, una tanto, se al mese, non lo so. Al mese per 10.000 giovani. Al mese per 10.000 giovani, dove li trova i soldi? Chi li produce questi soldi? Dove pensa di trovarli se non rilancia prima l'economia? Noi dobbiamo tornare a creare ricchezza per poter distribuire ricchezza, secondo la logica dell'economia sociale di mercato e la possibilità di dare una spinta vera all'economia della nostra città. Avviamo la chiusura, glielo dico anticipatamente, faccia e scongiuri con la prossima domanda, però la domanda va fatta. Dovesse perdere tra domenica e lunedì, resterà in consiglio comunale? Sì, questo l'ho già detto con molta chiarezza. Ovviamente io non posso derogare a quelli che sono gli impegni presi rispetto alla popolazione di Roma. Io ho detto a tutti quanti, guardate, in ogni caso io sono in consiglio comunale, in ogni caso io svolgerò il mio ruolo anche dall'opposizione, l'ho già fatto per 2 anni, l'opposizione in Campidoglio. Continuerò così e continuerò a lavorare, però guardate, se la gente va a votare, e questo è veramente il mio appello finale alla gente, se la gente va realmente a votare, io questo ballottaggio lo vinco, io questo miracolo lo faccio realmente.
E questo è un messaggio che deve arrivare netto e chiaro ai romani: bisogna andare a votare, bisogna scegliere, e se questo avverrà noi saremo in Campidoglio a lavorare per Roma, superando tutte le difficoltà anche con l'esperienza che abbiamo fatto, saremo a lavorare per Roma nel ruolo di sindaco. Sindaco, domani ci sarà la chiusura della sua campagna elettorale, non più in una piazza ma in modo itinerante in 5 municipi. Allora, perché questa scelta e chi la affiancherà nel suo tour? Noi vogliamo fare una chiusura nelle periferie, vogliamo fare nei territori, non metterci in una piazza al centro storico a fare numero chiuso e a guardarci in faccia fra di noi. Quindi staremo in mezzo ai territori, in mezzo ai municipi, e in ognuna di quelle piazze troveremo onorevoli parlamentari del Popolo della Libertà, della destra, di Fratelli d'Italia, che faranno il resto del comizio. Io mi muoverò in moto per poter parlare in ognuno di questi comizi. Vogliamo fare una chiusura distribuita sul territorio proprio per dare l'immagine di uno schieramento aperto al territorio, attento al territorio. Questo, insieme ai messaggi televisivi di Silvio Berlusconi, insieme al messaggio che darò domani con la firma del patto, patto con i romani, che farò domani mattina a Villa Miani, è la chiusura della mia campagna elettorale, di un ballottaggio molto intenso, tutto teso a svegliare la motivazione dei romani. Dobbiamo ricordare qui un appuntamento alle 18 a Piazzale Kennedy. Alle 18 a Piazzale Kennedy del primo appuntamento, poi ci sono tutti gli altri appuntamenti, c'è un appuntamento a mezzogiorno domani a Villa Miani, insomma grande, grande attenzione, e poi stasera alle 21 a Sky, a TG24 di Sky. Sky TG24, scusate, ci sarà il confronto faccia a faccia, l'unico confronto faccia a faccia tra me e Ignazio Marino. Vi prego di non mancarlo perché è una rarità. Ignazio Marino è sempre scappato da tutti i confronti, questo è l'unico confronto che ha accettato. Senta, proprio da spot, a titolo, ce lo dà un punto del patto per Roma che firmerà domani, che ancora non è uscito? È il primo punto, quello che va, fa da discrimine a tutte le cose. Il fatto che io mi impegno a nominare una commissione indipendente che valuterà uno per uno tutti i curriculum delle persone che andremo a nominare e tutti gli appalti, tutte le gare che andremo a fare, in maniera tale ci sia un comitato indipendente che garantisca la massima trasparenza dentro il Campidoglio. Dopo quello che ho passato in questi 5 anni con tante menzogne, tante balle, veramente saremo la trasparenza assoluta, perché di insinuazioni, di balle, di fango, di veleno non ne possiamo più. Metteremo tutto sotto un faro talmente gigantesco che nessuno potrà più dire nulla. Grazie, in bocca al lupo al sindaco di Roma Gianni Alemanno per quest'ultimo scorcio di campagna elettorale. Grazie a voi. Tra poco ancora il 56 Live Francesco Albanese, e vi ricordo anche che continueremo anche nell'ultimo giorno a seguire le campagne elettorali con gli appuntamenti dei quali ha già parlato il sindaco per quello che lo riguardano, e poi invece l'appuntamento dell'altro candidato Ignazio Marino. Grazie, grazie a Benedetta Bertini, a Luca Pietrafesa. Grazie. E a tutti voi per l'attenzione. Tra poco ancora l'informazione qui su Teleroma 56.